Costanza Pietro, Portos, da Brescia. Como Giuseppe, Penna, da Trichiana. Boni Marcello, Nino, insegnante, da Perarolo. San Tommaso Giuseppe, Franco, da Puos d'Alpago. Fabiane Ruggero, Rampa, da Trichiana. Bortot Francesco, Carnera, da Bolzano Bellunese. Candeago Giovanni, Fiore, da Trichiana. Cibien Giovanni, Mino, da Trichiana. Il francese, non meglio identificato. Così muoiono 10 partigiani prelevati dalle carceri di Belluno. In carcere hanno sopportato disumane torture. Il biglietto pervenuto all'esterno è più che eloquente. Cari compagni, mandatemi del veleno, non ce la faccio più. Montagna. Mentre lo conducono sul luogo dell'esecuzione, Montagna trova ancora la forza di dire: non so cosa volete farci, siamo dei soldati, fucilateci. Muore qui, con gli occhi rivolti alla città che pulsa di vita e di rivolta. Si chiama Mario Pase, è nato a Ravenna, di professione medico, 32 anni, nome di battaglia, Montagna. Il posto è stato scelto bene, con cinico calcolo teutonico. Di quassù, infatti, gli impiccati sono visibili da tutta la città e dai borghi intorno. Col terrore si cerca di fiaccare la resistenza che qui è in ogni casa, in ogni angolo, ma si otterrà l'effetto contrario e la storia ne è testimone. Questo colle, dal dolce nome di Bosco delle Castagne, luogo d'incontro delle coppie di innamorati, diventa così il simbolo della resistenza bellunese. Il primo nucleo organizzato della resistenza bellunese nasce a Lentiai, a pochi metri dalla statale Belluno-Feltre, in una casa di piccoli artigiani scalpellini. Una lapide ne ricorda l'avvenimento. Il distaccamento partigiano di 22 uomini è composto nella sua maggioranza da giovani provenienti dal disciolto esercito e da ex prigionieri inglesi, slavi, russi. Elementi locali del Basso Veneto, già legati alle organizzazioni antifasciste o che hanno militato nelle brigate internazionali in Spagna, costituiscono la base organizzativa. È la seconda metà dell'ottobre 43. Il distaccamento prende il nome di Boscarín, dal nome di un caduto in Spagna. La nascita della resistenza nel bellunese si inserisce in un fatto saliente che caratterizza in questo periodo la storia del Veneto. L'annessione alla Germania delle province di Trento, Bolzano e Belluno, precluse in tal modo alla Repubblichina di Salò, e il trasferimento ad Asolo e Bassano degli eserciti fascisti. Se da un lato questa situazione alleggerisce il peso della odiata presenza dei repubblichini in luogo, dall'altro fa scattare nei bellunesi l'antico rancore antitedesco. Nato in chi, solo per essere confinante, ha sempre dovuto pagare duramente sulla propria pelle le violenze teutoniche dalle prime orde barbariche ad oggi, il sentimento antitedesco quindi avrà una parte determinante nel sostegno popolare alla lotta di liberazione nazionale. Infatti, mentre nelle province di Trento e Bolzano le autorità di occupazione possono in buona parte realizzare i loro piani di controllo e reclutamento, altrettanto non avviene in provincia di Belluno, dove, unica zona in Europa, i tedeschi non riescono mai a indire nemmeno la mobilitazione militare. La zona dove le forze partigiane bellunesi possono organizzarsi efficacemente per dare il via alla vera guerra di liberazione è il Cansiglio. Praticamente a cavallo di tre province, Udine, Treviso e Belluno, in posizione elevata ma non troppo, protetto da 130 km quadrati di fitto bosco, l'altopiano del Cansiglio è il posto ideale per organizzare e dirigere la guerriglia. Operai, intellettuali, studenti, contadini, artigiani affluiscono sempre più numerosi dalle pianure venete e dall'Emilia. Sono elementi di ogni colore politico o addirittura senza alcuna idea politica che trovano il loro denominatore comune nella lotta contro il fascismo e contro l'invasore tedesco. Popolari, alcune figure di sacerdoti che non esitano a collaborare col movimento partigiano con tutto il peso che l'autorità di ministri di Dio può avere in una popolazione particolarmente religiosa.
Don Faè, di Montaner di Vittorio Veneto, meglio conosciuto come Don Galera per il suo acceso antifascismo, sale ogni domenica in montagna presso le formazioni a dire la messa e a impartire la comunione. Don Brescacin, morto fucilato. Il rapido crescere del movimento partigiano, che si allarga a macchia d'olio uscendo dai confini della provincia verso il Trentino, il Grappa, il Trevigiano, pone ben presto il problema della mobilitazione unitaria delle forze bellunesi e del loro potenziamento. In tal modo, prima ancora che disposizioni simili vengano emanate dal CVL Alta Italia e dal CLN Alta Italia, in provincia di Belluno si superano le divisioni di colore, realizzando un'unione completa delle forze di liberazione nazionale, servendo così di esempio al resto dell'Italia. Dall'unificazione delle forze nasce la divisione d'assalto denominata Nino Nanetti, dal nome di un caduto in Spagna. L'estate 44 trova in montagna un totale di 3.500 uomini, organizzati in brigate, battaglioni e compagnie, distribuiti tra la Valsugana e il Friuli, tra il confine austriaco e la pianura trevigiana. Il successo e l'epopea delle azioni militari conquistano definitivamente il popolo alla causa partigiana. Lutti, rappresaglie, sofferenze non valgono a piegarlo. È un prezzo che si deve pagare e si pagherà. Casa Grande, nome di battaglia Fulmine, impiccato al ballatoio di casa. I genitori sono costretti ad assistere all'esecuzione. I fratelli Schiocchet di Valmorel, impiccati assieme sotto il portico di casa per rappresaglia. Sant'Antonio Tortal. La popolazione è costretta ad assistere alle esecuzioni. I partigiani vengono impiccati ai pali telegrafici, agli alberi lungo la strada. Longarone, il cadavere del partigiano impiccato rimane esposto per giorni come monito sulla vecchia piazza. Una delle più grandi figure dell'antifascismo bellunese, dirigente politico di raro prestigio, instancabile animatore delle lotte operaie e contadine locali, Checco da Gioz, muore qui, sulla statale a Gordina, impiccato. Vicino a lui, un giovanissimo partigiano, Dinca. Kutnitsov, russo, muore qui a Cesio Maggiore. Nick, sudafricano, fucilato. Il suo corpo verrà poi gettato nel torrente. Il fatto che scuoterà maggiormente la fantasia popolare è il massacro di Ponte San Felice sul Piave. Per la delazione di una spia, poi giustiziata, una pattuglia partigiana comandata da un giovane studente di Belluno, Niche, cade in un'imboscata mentre passa sul ponte e viene distrutta. Si salvano in tre, gettandosi dal ponte con un volo di 12 metri. Gli altri, presi tra due fuochi, vengono maciullati dalle raffiche. I tedeschi hanno avuto modo di organizzare la trappola con estrema precisione, che preclude ogni possibilità di salvezza. Totale, 10 morti. Dai borghi intorno si assiste impotenti alla carneficina. Così la madre di Baracca rivede il figlio che poco prima aveva abbracciato, vivo, giovane, entusiasta. Così le altre madri, i parenti, le sorelle, le mogli, rivedono i loro cari. Ancora oggi il fatto suscita una profonda emozione e il suo ricordo sprofonda quasi in un alone di mistero e di leggenda. Questi non sono che alcuni tra tanti episodi della barbarie nazifascista che vorremmo ricordare. Le donne hanno avuto un ruolo di notevole importanza nelle organizzazioni partigiane. Meno sospette, abilissime nel giocare di astuzia, possono passare con più facilità attraverso le maglie dello schieramento nemico. Kira, Katia, Mariska, Olga, Natasha, Polette, Lidia,
sono nomi di battaglia dal dolce fascino esotico e romantico che nascondono grandi atti di eroismo e un coraggio indomito. Veglia, medaglia d'oro alla memoria. Ora, medaglia d'oro alla memoria, muoiono in maniera epica in battaglia. Sulle sponde del Vajont, nel cimitero di Erto, riposa Domenica Filippin. Per non rivelare il nome dei partigiani, muore sotto le torture tedesche. Nel cimitero di Longarone, accomunati nella stessa resistenza contro la barbarie che ha mille volti e mille strade, i morti del Vajont e i morti partigiani testimoniano della presenza attiva di Longarone nella storia del nostro paese. E le donne qui, forse più che altrove, ci parlano della loro presenza inequivocabile. Presenza non romantica, non sentimentale. Queste donne conoscono fin troppo bene il dramma della miseria e dell'emigrazione, la durezza del lavoro quotidiano, alla pari col proprio uomo. In autunno i tedeschi scatenano un'offensiva in grande stile contro le forze partigiane, investendo tutto il settore Veneto-Friuli. Si tenta in questo modo di ripulire la zona in vista di una ritirata che prevede la necessità di attestarsi sulla inespugnabile zona di operazioni delle Prealpi, Operationen der Zone des Alpenvorlandes, già predisposta con l'annessione del territorio alla Germania. Nel bellunese la repressione è particolarmente dura, specie tra le popolazioni inermi. Alcune zone in particolare vengono prese di mira. Tedeschi calati dal passo di San Pellegrino e del Valles mettono a ferro e fuoco intere vallate. Caviola, Fregona, Tabiador, Gares e altri paesi e borghi vengono incendiati. Caviola viene rasa al suolo. Otto ostaggi prelevati tra la popolazione vengono fucilati sul posto. I fratelli Fenti muoiono difendendo la soglia della loro casa. Anche oggi, nel doloroso ricordo, la madre, i fratelli, l'intera famiglia Fenti conservano quella serena determinazione che è tipica di queste genti, umili e laboriose. Nelle loro parole c'è una risposta categorica. Oggi siamo pronti a fare quello che abbiamo fatto ieri. L'illusione tedesca di aver liquidato la resistenza dura poco. La Nino Nanetti si riorganizza rapidamente. Per ragioni tattiche che hanno lo scopo di potenziare maggiormente il dispositivo, divide le sue forze in due gruppi autonomi ma collegati, uno operante in territorio bellunese sulla destra Piave, l'altro in territorio trevigiano sulla sinistra Piave. Nasce così la divisione d'assalto Belluno. Come già la Nanetti prima, la Belluno stampa un suo giornale clandestino, lo emette francobolli, stampa dei buoni d'acquisto garantiti dal CLN, organizza un efficiente comando piazza che opera in piena città con compiti prevalentemente di polizia, controlla e distribuisce le sue forze in maniera organica, forte ormai delle passate esperienze. Stabilisce più stretti contatti con i comandi alleati attraverso le missioni paracadutate in zona. Il maggiore Tillman, inglese, il capitano Ross, americano, sono solo alcuni tra i nomi più popolari delle missioni alleate. I lanci di armi e munizioni diventano più regolari e consistenti che nel passato e le azioni militari partigiane riprendono con rinnovato vigore. Come sempre, i tedeschi rispondono con la barbarie. Altri lutti, altri capestri, altre rappresaglie si aggiungeranno al già lungo elenco del passato. Un manifesto bilingue annuncia cinicamente la condanna a morte per rappresaglia di quattro partigiani. Cacciatore Salvatore, Ciro, Dezzordo Giuseppe, Bepi, Andreani Valentino, Frena, Piazza Gianleone, Lino.
18 marzo 45, Piazza Campitello, ore 5 della sera, piovigina. Due cirenei portano scale e corde. Sono patrioti costretti a mettere il laccio al collo dei loro compagni. Tremano, si guardano negli occhi in un muto disperato saluto. Addio, fratelli. Il piede teutonico ripete un gesto che gli è congeniale. I quattro partigiani rimangono appesi per due giorni ai lampioni come monito. Ma Belluno risponde compatta. Per due giorni è come una città morta. Non una persona esce di casa, non un negozio alza le saracinesche. Solo il vescovo esce a impartire la benedizione ai ragazzi impiccati. In un monumento bronzeo alla resistenza innalzato sulla piazza, lo scultore Murer ricorda l'avvenimento. Isolati dalla compattezza delle proteste, spaventati dalle conseguenze, su interessamento dello stesso vescovo, i tedeschi cedono e autorizzano i funerali. È una vittoria del popolo bellunese, una vittoria della resistenza, una vittoria il cui epilogo esultante è la liberazione. Lo studente che ogni mattina, andando a scuola, non può fare a meno di lanciare un'occhiata rispettosa ai lampioni dove quattro suoi fratelli, di una generazione che sembra ormai lontana, hanno pagato con la vita il bisogno di libertà, sembra suggerirci le parole del famoso appello che Concetto Marchesi, rettore dell'Università di Padova, lancia agli studenti quando i fascisti lo costringono a lasciare la cattedra. Una generazione di uomini ha distrutto la vostra giovinezza e la vostra patria. Traditi dalla frode, dalla violenza, dall'ignavia, dalla servilità criminosa, voi, insieme con la gioventù operaia e contadina, dovete rifare la storia dell'Italia e costruire il popolo italiano. Non frugate nei nascondigli del passato i soli responsabili di episodi delittuosi. Dietro i sicari c'è tutta una moltitudine che quei delitti ha voluto e ha coperto con il silenzio e la codarda rassegnazione. C'è tutta una classe dirigente italiana, sospinta dalla inettitudine e dalla colpa, verso la sua totale rovina.